Continuano gli appuntamenti della Regione Lombardia nell'avvicinamento all'Esposizione Universale del 2015. Oggi un tavolo Expo a Palazzo Lombardia, era presente tra gli altri il governatore Roberto Maroni, che sentiamo in questo stralcio di conferenza stampa. Si è riunito questa mattina a Palazzo Lombardia il tavolo Expo presieduto dal governatore Roberto Maroni alla presenza di tutte le parti coinvolte nella manifestazione, tra cui il commissario unico Giuseppe Sala e per il governo i ministri alle infrastrutture Maurizio Lupi e all'ambiente Andrea Orlando. Scopo dell'incontro: fare il punto dei lavori in corso e verificare cosa resta da fare per rispettare la tabella di marcia. Due i punti principali emersi dal tavolo odierno: la convocazione entro il 15 di novembre di un sottotavolo infrastrutture per decidere le opere prioritarie e la proposta di istituire il Fondo Unico per le Opere Infrastrutturali Expo tramite un emendamento alla legge di stabilità. Abbiamo fatto il punto di tutti i temi all'ordine del giorno per Expo, abbiamo assunto importanti decisioni e direi che ho riscontrato la determinazione di tutti i soggetti coinvolti nel tavolo a collaborare per la riuscita di Expo, così come nell'intenzione di tutti e nell'interesse nostro. In particolare sulle opere c'è stata la relazione del commissario Giuseppe Sala, ci sono alcune indicazioni che sono state date sull'aggiornamento sulle realizzazioni di queste opere per fare il punto esatto, per consentire al governo di intervenire nella legge di stabilità ove necessario. È stato deciso di convocare il sottotavolo infrastrutture entro il 15 di novembre. Entro quella stessa data il Ministero dell'Ambiente dovrà dare una risposta, abbiamo chiesto al Ministro Orlando di dare una risposta su una questione che è ancora lì sospesa e che riguarda l'autorizzazione per la Ro-Monza, il collegamento Ro-Monza. È stata presentata anche, fatta la presentazione della società Explora, che ha, come sapete, già fatto un accordo di collaborazione con la Regione Liguria e presto lo farà anche con le altre regioni, uno strumento operativo importante per valorizzare il territorio lombardo e non solo, utilizzando Expo appunto come volano per la ripresa. Non era scontato questo intervento del governo, questa proposta che noi abbiamo accolto con grande favore di costituire attraverso un emendamento alla legge di stabilità il Fondo Unico per le Opere Infrastrutturali Expo. È una novità importante, utile, che deriva appunto dal decreto fare che ha cambiato un po' le regole, diciamo così, positivamente. E quindi entro, come ho già detto all'inizio, entro venerdì prossimo, entro il 15 di novembre, si riunirà il sottotavolo che darà l'elenco delle priorità, il che non vuol dire, lo sottolineo ancora per evitare polemiche o strumentalizzazioni, non significa che le opere non si faranno, significa che noi mettiamo quelle che si faranno per Expo e poi le altre che si faranno comunque, quelle che si è deciso di fare, ma serve adesso darsi delle priorità perché la normativa prevede in caso contrario che le opere vengano definanziate. E l'intervento del governo del ministro Lupi in questo senso è molto importante e molto utile, perché ci consente di guardare con ottimismo alla realizzazione di queste opere. Il nuovo commissariato di Ro, ci sono alcuni piccoli problemi burocratici su cui è intervenuto il prefetto di Milano che saranno risolti rapidamente, non è un problema di finanziamento. Abbiamo sottolineato l'importanza che il commissariato sia attivo da subito, non solo per garantire la sicurezza durante Expo, ma per garantire anche con la sua presenza la regolarità dei lavori e che i lavori di realizzazione dei padiglioni vengano fatti in massima sicurezza. Quindi un'altra degli impegni che sarà risolto, che sarà preso, un'altra delle questioni che sarà risolto entro la fine del mese. La pedemontana si farà come è previsto che si faccia, non c'è. Ci sono varie tratti della pedemontana, quindi c'è un cronoprogramma che però non interferisce con i lavori di Expo.
questo punto di vista. La TEM, l'ho già detto subito all'inizio del mio mandato, che non, per me non si deve fare solo l'arco TEM, ma tutta la TEM, e così è. Così è stato deciso e così si farà. Sulla Romozza, il sottotavolo valuterà anche alla luce delle risposte che arriveranno dal Ministero. Oggi il Ministro Orlando ha lasciato intendere che per il lotto 3 ci sarà un parere positivo, per il lotto 1 e 2 ha parlato di mitigazioni ambientali da approfondire, però noi abbiamo i tempi ristretti, quindi o arriva il parere positivo che sblocchi i lavori entro metà novembre, entro 15, o altrimenti è come se arrivasse un parere negativo, quindi tutto dipende. Per adesso rimaniamo in attesa di sapere l'orientamento del governo su questo, sul parere che deve dare. Riguardo poi il futuro della quota azionaria della provincia di Milano, il presidente Maroni ha detto che sono arrivate delle indicazioni di interesse da parte di soggetti del territorio lombardo. Ora però serve passare dalla manifestazione di interesse alla concretezza, cioè vanno messi i soldi per rilevare le quote di Palazzo Isimbardi. E ci siamo dati tempo entro la fine del mese. Se queste dichiarazioni di interesse si concretizzeranno, bene, altrimenti interverrà il governo. Per quanto mi riguarda, poi la quota della provincia deve essere rilevata al 100%.